Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre vi iscrivimi oltre che su YouTube anche su Instagram, tutti i link li trovate qui sotto in descrizione e anche sul mio gruppo Telegram per stare sempre aggiornati. Oggi farò le prime impressioni di questo nuovo manga Super Dragon Ball Heroes Missione nell'oscuro mondo demoniaco. Saranno 3 volumi, prezzo di 4,50€, ispirato a un videogioco, praticamente è il videogioco. Parla di Trunks quando torna dal viaggio del tempo, viene bloccato dalla Kaioshin del tempo, e per certi avvenimenti Trunks viene assoldato come pattuglia temporale per risolvere i problemi del tempo, che cose successe nel passato cambiano il futuro attuale, il presente attuale, che non deve essere cambiato. Quindi andranno in varie epoche del passato per cercare di risolvere questi problemi, dove c'è la pattuglia demoniaca che invece, con delle sfere del drago molto particolari, vuole ottenere qualcosa che non ve lo dico, e affronteranno i nemici già affrontati in passato, che al loro interno hanno delle sfere, una di quelle sfere che rende molto più potenti, molto più terribili. Oltre a Trunks, come vedete, arriverà anche Goku, poi altri personaggi. Non c'è molto da dire, secondo me è solo una tresciata per vendere soldi. A uno che non ha mai letto Dragon Ball, non piace Dragon Ball, non ne frega niente di comprare sto manga. Evitate, sono soldi buttati via. Anche chi piace Dragon Ball, secondo me sono soldi buttati via, perché è proprio una tresciata per vendere, basta. Ormai lo finisco, ovviamente, perché mi mancano altri 2 basta di volumi, neanche 10 euro, l'ho finito. Quindi a questo punto lo finisco giusto per averlo lì. Però potreste anche evitare tranquillamente, secondo me. Non è che ci sia chissà quale trama, sono sempre scontri dopo scontri, se tra l'altro neanche fantasiosi scontri del passato, nuove fusioni più che altro, una particolare, però non mi sembra niente di che, sinceramente. Io adesso neanche si è trasformati in Super Saiyan. Vabbè, ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio.